Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Mi chiamo Daniele e oggi voglio parlare con te di dropshipping su eBay, come cercare un prodotto vincente e come importarlo sul proprio negozio. Prima di tutto però ti chiedo di iscriverti al canale e mettere like a questo video se trovi informazioni utili, così mi aiuterai a essere spinto dall'algoritmo di YouTube e a crescere insieme a voi. Detto questo, ora vi voglio fare vedere nel mio schermo come cercare un prodotto vincente da dropshipping su eBay utilizzando Amazon come supplier o AliExpress o altri negozi retail. Ma torniamo subito. Grazie di essere rimasto qui. Ora andrò a condividere il mio schermo, ti faccio vedere come si trova un prodotto che ha già venduto su eBay, che possibilmente vendrà nuovamente e che puoi importare in pochi click, in pochi minuti da Amazon o AliExpress al tuo negozio eBay, in modo da generare vendite già assicurate, perché sono prodotti che hanno già venduto e che hanno già uno storico di vendita da altri dropshipper. Ma basta chiacchiere, andiamo nel mio schermo e te lo mostrerò passo passo, così potrai capire tutto in pieno. Resta con me. Ok ragazzi, eccoci qua. Andiamo a vedere come si fa la ricerca di un prodotto eBay. Ovviamente questo non è l'unico metodo, ci sono anche altri metodi dove si utilizzano software a pagamento, ne parlerò in un altro video. Questo è il metodo manuale, gratuito, che puoi fare in qualsiasi momento. La prima cosa che dobbiamo fare è decidere quale supplier andare a utilizzare, o AliExpress, Amazon, Walmart, Home Depot, in base a quello che vuoi usare. In questo caso, come esempio, vado a prendere Amazon.com, che se già mi segui, sai il consiglio del mercato americano perché è molto più grande, e andiamo a cercare un qualsiasi prodotto. Possiamo ad esempio fare un giocattolo per bambini, non ha importanza quale prodotto vai a trovare, vai a cercare, ne prendi uno qualsiasi, questo qua magari, vediamo, seleziona il titolo, lo copi e lo incolli su eBay, fai ricerca. A questo punto, come vedi, ti spuntano diversi prodotti identici, magari sono identici, a prezzi maggiorati. Questi sono altri dropshipper che trattano questo prodotto. A te non interessa nello specifico questo prodotto, ma ti serve per trovare altri dropshipper. Quindi andiamo ad aprirli tutte e tre e vediamo se c'è qualcosa che ci può interessare. Allora, questo ha 114 feedback, 155, 381. Questo è quello un po' più grande di tutti, e sappiamo che è un dropshipper da Amazon, come vedi è identico. Andiamo a vedere anche qua dentro. Come vedi è identico anche alla descrizione, poiché è un prodotto importato. A questo punto sappiamo che lui, eravamo da questo, ok? Sappiamo che lui, Shanlap 1-0, è un dropshipper. Quindi clicchiamo su suo nickname e poi su Items for Sale. A questo punto abbiamo 2277 prodotti in vendita da parte sua, con alta probabilità che sono tutti quanti dropshippati da Amazon o comunque da altri supplier. Sappiamo che è un dropshipper. Ora che noi abbiamo trovato questo dropshipper, quello che dobbiamo fare andare a vedere quali prodotti lui vende e andare a copiare quei prodotti o comunque prendere prodotti simili. Questo perché? Perché sappiamo già che un altro dropshipper li sta vendendo con successo e quindi importandoli nel nostro negozio ci saranno più probabilità che venderanno. Ovviamente puoi spendere poi del tempo a ottimizzarli, come hai visto abbiamo trovato dello stesso prodotto, tre dropshipper tutti con la stessa descrizione, la stessa foto, lo stesso titolo. Se tu spendi il tempo a ottimizzare cambiando la foto, sistemando il titolo, sistemando il SEO, sistemando la descrizione, sono più probabilità che un potenziale acquirente scelga te che altri dropshipper con lo stesso articolo.
Quindi, cosa dobbiamo andare a fare? Scendiamo nelle colonne a sinistra dove c'è Show Volume, andiamo noi a scegliere Sort Listings. In questo modo ci andrà a selezionare gli oggetti che sono stati venduti, di default in maniera decrescente da più recente a quello più vecchio. Quindi andiamo a vedere settembre 28, oggi è il 29, quindi abbiamo qua tutte le vendite che ha fatto il giorno 28, ha venduto 1, 2, 3 articoli. Ora noi sappiamo, poi c'è il giorno 27, il giorno 26, troviamo tutti gli articoli che ha venduto. Noi sappiamo con certezza che questi articoli funzionano, perché? Perché sono già stati venduti da questo dropshipper, quindi ci sono probabilità che se noi li importiamo nel nostro negozio, li ottimizziamo, ci sono probabilità che li venderemo, perché sappiamo che sono prodotti che già vendono. Ma come facciamo a importarlo? Ora andiamo a vedere un attimo che prodotti ci sono, andiamo a selezionare il più recente che ha venduto, questi fiori, magari questo mouse. Abbiamo qui l'uso dell'articolo, la descrizione, e andiamo a vedere se anche questo è dropshippato. Quindi copiamo il titolo e facciamo l'operazione inversa sempre su Amazon.com. Incolliamo il titolo sulla barra di ricerca e andiamo a vedere se troviamo lo stesso articolo. Che stranamente non c'è. Ah, eccolo, dovrebbe essere questo. Sì, identico, questo qua. Abbiamo trovato lo stesso articolo spedito da Amazon. Come vedi, costa $20 senza spese di spedizione. Questo perché in Italia, ma se spedisci in America è gratis, perché è un articolo Prime. Vanno a vedere, lo vende a $20 Amazon e lui lo rivende a 28,64. Ok, quindi a questo punto sappiamo che possiamo importare il nostro prodotto sul nostro store. Se già mi segui, sai che io utilizzo AutoDS come software per importare i prodotti su eBay e per averli monitorati. Puoi registrarti con il link che lascio in descrizione. Se ti registri con il mio link avrai una speciale offerta con una trial di una settimana a solo $1. Quindi mi raccomando, se vuoi provarlo, registrati utilizzando il link in descrizione. A questo punto poi farò un video dettagliato su AutoDS, ma vediamo come importare il prodotto. Andiamo su Uploader. Incolliamo qua il link, ovviamente dopo che abbiamo messo il nostro negozio. Selezioniamo eBay USA, Amazon USA, il nostro template di descrizione, perché AutoDS ci permette di creare un template per le nostre inserzioni. Intendo questo qua, tipo questa cornice blu, la puoi fare in HTML, di default la metterà in ogni oggetto che carichi. A questo punto mettiamo Grab Details, attendiamo il caricamento ed eccoci. Come vedi, AutoDS ci ha preso tutte le informazioni dell'articolo: titolo, foto, dettagli, descrizione, tutto identico. Se noi andassimo a caricare così, avremmo un'inserzione identica a questa qua. Quello che possiamo fare è di modificare la foto, mettere magari una foto diversa da quella dell'altro dropshipper, differenziarci per qui, aggiungere dettagli, sistemare il titolo, togliere il brand, migliorare il SEO mettendo nuove parole chiavi. Andiamo a sistemare la descrizione, quindi vai a sistemare la descrizione con le parole chiavi, con la grafica e tutto. E quando avrai finito, metti ovviamente le configurazioni di prezzo, che sono su settings, però necessita di una guida a parte, oppure segui le guide in inglese di AutoDS stesso, togli il brand,
E una volta che hai finito di ottimizzare tutto, diciamo, tutto l'articolo, la descrizione, il titolo, vai a caricare il prodotto nel tuo negozio facendo salva prodotto o upload in base alle configurazioni che poi andrai a fare sul tuo AWS. Fatto questo, ti avrà caricato l'articolo e avrai il tuo articolo tale e quale è monitorato automaticamente da AWS sul tuo account eBay. Quando arriverà un ordine lo troverai sulla pagina Ordini e potrai in automatico. Bene ragazzi, abbiamo finito, spero che questo video vi sia stato utile. Ovviamente ci sono molti altri modi di trovare i prodotti, farò altri video dedicati, ci sono anche software dedicati, ricorda di iscriverti al canale così non ti perderai nessun aggiornamento se ti interessa il dropshipping e la finanza personale. Inoltre ti ricordo se ti vuoi iscrivere ad AWS utilizza il mio link in descrizione così potrai provarlo per una settimana gratuitamente. E ci vediamo al prossimo video, spero che ti sia stato utile. Ciao!